Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Oltre il 90esimo, oggi con una grande novità perché insomma nella parte finale della nostra trasmissione parleremo molto del campionato di Serie D. Abbiamo visto da parte vostra un grande interesse di questo campionato molto avvincente e dunque insomma ad oggi grandissima novità perché continuiamo a inserire novità su novità. Sì, ciao sì. Giulia, Giulia Rizzardi. Noi non ci fermiamo mai. Assolutamente no, salutiamo... chi si ferma è perduto. Esatto. Salutiamo il nostro numerosissimo pubblico, come sempre, sempre saluto più te numeroso. E voi salutiamo in anticipo tutti i nostri ospiti, quelli che ci verranno a trovare questa ve lo sera. Diciamo subito, questa è una puntata di quelle super, una puntata perché bomba. Vi vogliamo fare dei regali di Natale in anticipo, dunque avremo ospiti su ospiti, esatto. Parleremo anche di sesso, non voglio anticiparvi nulla. Sesso e calcio. Adesso però non parliamo di sesso perché abbiamo un ospite, dobbiamo esatto. Parlare dell'Inter che vince anche l'Olimpico contro la Lazio, allunga sulla Juventus che è seconda a 4 punti e poi del sorprendente Bologna, quarto da solo in classifica, di una Roma che è stata battuta direttamente dalla squadra di Thiago Motta, di un Milan che è tornato vincente grazie alla vittoria sul Monza per 3-0, insomma parleremo anche dei sorteggi di Champions per gli ottavi, con l'Inter che ha pescato l'Atletico Madrid, con il Napoli che ha preso il Barcellona, con la Lazio che gli è andata malissimo, ha preso il Bayern Monaco e poi la Roma che troverà invece il Feyenoord in Europa League e il Milan, insomma, diciamo tutto sommato gli è andata anche bene per l'Europa League. Ci colleghiamo con, poi c'è anche l'Atalanta e poi c'è anche la Fiorentina in conference. Esatto. Andiamo da Roberto Cavallo. Ciao Roberto. Oh, ciao Roberto. Buongiorno a tutti. Ciao Giulia, ciao Riccardo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao ragazzi. Buonasera. Adesso ovviamente tu sei su un set televisivo perché stai registrando una missione che va in onda la domenica mattina. E questo è un set illuminato a giorno. In realtà sono le 9:30 di sera, lo diciamo. Sì. Giusto? Ma voi non sapete dove stiamo registrando in Patagonia, conseguentemente Patagonia, ma non mi è voluto anticipare, non volevo rovinare la sorpresa, siamo in Patagonia e siamo collegati appunto con il set. Senti, quest'Inter fa veramente sul serio, no? La Tula, cioè Thuram, Lautaro, ancora una volta in gol e l'Inter che allunga sulla Juventus. Allora, io credo che l'Inter sia nettamente di gran lunga la squadra più forte d'Italia, nonché l'unica squadra europea, lo dico dalla finale di Champions League pur persa l'anno scorso, che ha dato a questa formazione e a questa società una consapevolezza dei propri mezzi che prima non aveva. Detto questo, sai anche come penso che finirà questo campionato, nel senso che io ritengo che l'Inter potrà andare fino in fondo, anche se l'Atletico di Simeone è veramente un osso duro e sul passaggio del turno resterei abbastanza cauto, nel senso che diamo il 51 all'Inter e il 49 all'Atletico, però è una delle peggiori bestie che potessero capitare ad Inzaghi, forse sarebbe stato meglio il Barcellona. Per il tipo di gioco che ha l'Inter, Simeone farà schiantare gli interisti sui pullman che metterà davanti alla porta, davanti con Griezmann, l'Atletico e con Morata. Fa molta paura, quindi sul passaggio dell'Inter automatico del turno... Hai qualche dubbio soprattutto per la forza dell'Atletico, ma soprattutto per il suo modo di giocare che è sempre molto chiuso, no? Dunque non permette magari all'Inter di sviluppare il suo gioco, cosa che invece la squadra di Natura sta facendo molto bene in campionato, perché andare a vincere l'Olimpico contro la Lazio non è sicuramente cosa da tutti i giorni, insomma poi l'ha fatto con grande forza soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo sicuramente la Lazio aveva messo in difficoltà in qualche modo la squadra di Simone Inzaghi. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare la linea. Roberto Cavallo, e tu come la vedi questa lotta tra Inter e Juventus? No, volevo chiedere appunto a Roberto come vede lui la venaria, darà del filo da torcere a questa Inter veramente? È solo fortunato questo Allegri? No, lui è convinto che alla fine a sputarla sarà la venaria, perché non si sa dice per quale motivo, però alla fine venaria porta a casa lo scudetto. Io no, penso mi pare che molto dura che la venaria porti a casa. Vincere sempre le partite di corto muso, alla fine davvero ci voglia qualcosa in più, ci voglia anche il gioco, la sostanza. Esatto. E l'Inter in questo momento è sicuramente la squadra da battere. Dunque,
vedo in questo momento lo scudetto indirizzato verso Milano, sponda Inter, poi magari, chi lo sa, può succedere di tutto. Allora, se Umberto riesce a recuperare Umberto Croci e Vincenzo Fularo dalla regia, allora andiamo, magari parliamo del Milan, accenniamo brevemente, poi torniamo magari ancora sulla lotta Inter-Juventus e sul sorteo di Champions. Adesso però parliamo del Milan, vediamo se abbiamo Vito Troiano collegato con noi, eccolo qua. Ciao Vito! Il nostro Vito! Vito! Buonasera, buonasera! Buonasera Riccardo, buonasera Giulio! Come cantano Napoli, oi Vito mio! Ma sei bravo a cantare! Hai un futuro! Allora, hai visto? Anche canterino questa sera, Riccardo! Senti, avete preso questo brodino col Monza 3-0, che non è tanto un brodino, perché... insomma, voglio dire, 3-0, 3 gol fatti, un Milan che si è ritrovato secondo te, però l'ennesimi infortuni, altri due, sono 29. Altri due infortuni, ha vinto un po' Milan, io ho anche fatto un post nel quale ho detto che ero contento per il Milan, ma dispiaciuto per il Monza, perché ero combattuto come ti avevo già preannunciato, Riccardo, e quindi contento sì per il Milan, però avrei preferito un bel pareggio, anche se col pareggio comunque si allungava ancora di più il terzo posto, il secondo posto, quindi, però comunque diciamo che dopo l'eliminazione dalla Champions con una vittoria con Newcastle, anche in campionato ha fatto una bella vittoria. C'è da dire solo che questi infortuni, bisogna fare qualcosa sugli infortuni. Anche Okafor dopo 5 minuti ha fatto il gol e poi ha fatto il gol e sei fortunato. Quasi un record. Esatto, sì, infatti. Senti Vito, a proposito della Champions, cosa che non appartiene più al Milan, come hai sottolineato tu, perché è stato eliminato, adesso il Milan è in Europa League, però la Champions ha l'urla della Champions, che non è quella che è qua inquadrata in studio e che tu stai vedendo con grande piacere, immagino, ma è quella di Nyon, no? Ha detto Inter, Atletico Madrid per gli ottavi, Lazio, Bayern Monaco, Napoli, Barcellona. Come le vedi queste tre partite? Andate e ritorno, a febbraio. Secondo me Lazio e Napoli hanno avuto la peggio dal mio punto di vista. L'Inter può benissimo, come dire, farcela, perché comunque è una squadra forte, è attrezzata e quindi secondo me può proseguire il cammino anche in Champions, mentre il Napoli e la Lazio devono fare delle prestazioni eccellenti, altrimenti se la rischiano. Ecco, noi abbiamo proprio usato questo titolo sull'Inter, no? Diciamo che è in un momento sotto la buona stella, no? Perché in campionato vince, allunga sulla Juventus, il sorteggio tutto sommato non è stato proprio così cattivo, perché c'era il pericolo del City, del Real Madrid, dunque alla fine quella era brutta. È vero che era una brutta gatta da pelare l'Atletico Madrid di Diego Simeone, però non è una squadra, diciamo così, imbattibile, no? Certo, sì, non è una squadra imbattibile, quindi ripeto, l'Inter è forte, quindi la può benissimamente portare a casa e proseguire il cammino in Champions. Anche se comunque Inzaghi dovrà fare molta attenzione all'amico Simeone, no? Infatti noi ti togliamo così, Simone, attento agli amici, perché loro hanno giocato nella Lazio, però Simeone non ci pensa una volta a fare uno scherzetto a Inzaghi e all'Inter, anche lui ha giocato nell'Inter. Ognuno tira l'acqua a proprio volino. Amici fuori dal campo, ma sul campo. Esatto. Bisogna darsi battaglia. Quali sono i pericoli per l'Inter? Fuori dal campo è una cosa, ma in campo è tutta un'altra cosa. L'agorismo in campo è... esatto. Non si discute, quindi certo, sono d'accordo. Senti, invece questa lotta Inter-Juventus si va avanti fino alla fine così, oppure l'Inter adesso ha iniziato a accelerare, potrebbe dare lo strappo decisivo?
Ma secondo me sì, perché prima o poi la Juventus doveva incappare in una, come dire, in un piccolo, e quindi con la vittoria dell'altra sera l'Inter ha strappato ulteriormente. Poi sai, il campionato è ancora lungo, quindi mai dire mai, però diciamo che la lotta rimane a due, però lo strappo ulteriore c'è stato da parte dell'Inter. Sì. Quindi Bene, se grazie. dovesse finire, come dire, se dovesse finire che l'Inter arrivi seconda e la Juve prima, è perché questo campionato l'ha buttato via solo lì, altrimenti non Esatto. c'è storia. Allo stato attuale direi proprio di sì. Grazie Vito. Grazie Sì. Vito, Bocca al lupo buona per il serata e Milan. buona, ah Ciao, no, ci vediamo per il Natale grazie. comunque. Buona serata e buona Allora, vacanza, buon Natale a tutti. grazie, Grazie caro, grazie, anche a grazie, grazie. te. Noi comunque Niente, saremo un in onda poi abbraccio. anche subito dopo Natale e dunque vi faremo poi gli auguri di Oh buon anno certo, e la buon prossima anno. puntata. Allora, torniamo a collegarci con in Patagonia, con la Patagonia, sul set del programma dedicato agli animali di Rete 4, con Roberto Cavallo, che dovrebbe essere di nuovo collegato con noi. Roberto, accendi il microfono, Roberto, tutto in diretta, tutto live, Tutto, perché noi oggi siamo. è tutto, Oggi è tantissima una. gente, una bagarre, una bagarre. E questo è bello della nostra trasmissione, insomma, Certo. siamo in diretta. Non soltanto nelle Marche, sulle TV Marche, siamo alla trasmissione. Tiriamocela un po'. Siamo Sì. alla trasmissione più vista nella Regione Marca. Esatto. Magari qualcuno ancora non lo sapeva, non ha ancora capito, però insomma, Facciamo capire lo noi, dai. diciamo lì agli amici. Salve Patagonia! Ah, eccolo. Buonasera Patagonia! Allora, Roberto, No, la dicevi. domanda di prima sulla venaria, cosa hai Sulla detto? venaria, lei E dice. No, non è possibile, si scollega ancora, Roberto. Quando parli tu, allora diceva insomma giustamente Giulia, dice, però sta venaria, tu la continui a dare come favorita per ritornare allo scudetto, però ha perso 2 punti, ha fatto fatica nelle precedenti no, vittorie, vabbè, ma cioè tutt'altra marcia ha detto rispetto a una quella sacrosanta dell'Inter. verità Vito prima, che chi se la gioca male, se perde, se arriva seconda è l'Inter. Questa è proprio una verità Lo stato sacrosanta. attuale, vediamo i gol fatti dall'Inter, i gol fatti dalla Juventus, quelli subiti dall'Inter, quelli subiti dalla Juve. L'Inter è nettamente davanti, anche come potenziali giocatori, come Esatto, rosa. Poi come Rosa. può succedere di tutto, però mi sembra di poter dire in questo momento del campionato che se l'Inter non lo vince perché lo butta via la Esatto. squadra di Inzaghi, insomma, A piene perché mani. mi sembra che la Juve sia inferiore. Poi non lo so, Poi è fortunata, la Roberto Juve è Cavallo non la fortunata. pensa così, nel senso che da vincente la Juve No, dai. in qualsiasi modo alla fine di questa stagione. Adesso se riusciamo a recuperarlo, se no comunque ce lo Ma racconterà. in Patagonia prendere la linea è Patagonia è difficile. difficile perché Patagonia non è proprio qua dietro l'angolo, Esatto. Il c'è problema è la tanti chilometri Patagonia. e poi adesso stanno lì, stanno registrando 2 o 3 puntate, Ci insomma c'è tutta una sono? serie di. No, Ecco, c'è. Ci Roberto, sono? allora Roberto. ti fa la domanda Giulia, Ci sono, attenzione perché è una domanda dovete importante. prendermi Vai, quando ci sono. Sì. vai, Cosa gli avevo chiesto? quella della Ah, venaria. ecco. Non me la Non ricordo. si ricorda più la domanda, no, lei dice, ma visto il ruolino di marcia dell'Inter, sei proprio convinto che il Venaria, cioè la Sì. Juventus, alla fine vinca il Sì. campionato? Sì, io Lo vince se lo purtroppo butta via sono. l'Inter? No, non sono d'accordo su questo. Io purtroppo sono ancora convinto di quello che dico dall'inizio della stagione, e cioè il fatto che il Venaria non abbia le coppe abbia un organico che è straordinariamente forte, anche se il suo non allenatore lo fa giocare in maniera patetica e penosa. In Esatto. ogni caso, secondo me, a partire da marzo, quando la Champions League entrerà nel vivo, l'Inter, che secondo me potrebbe arrivare fino alla fine anche questa volta, qualche partita la sbaglierà, Beh, come ha già a sbagliato febbraio quella col però, Sassuolo. Roberto, A perché con febbraio, sì, l'Atletico a Madrid l'Inter giocherà a marzo. metà febbraio. Parlo di marzo, nel senso che poi ci sono i ritorni e lì si vedrà che cosa succede. Se l'Inter, come quasi quasi mi viene da augurarmi, pur essendo io un simpatizzante, dovesse uscire dalla Champions e dovesse rimanere solo il campionato, allora secondo me l'Inter quasi sicuramente
dovrebbe dimostrare la propria forza e la propria superiorità e vincere lo scudetto. Se l'Inter dovesse paradossalmente superare il turno in Champions, allora lì le cose si farebbero veramente dure, perché qualche partita la sbaglia, non c'è niente da fare, è fisiologico, non sarà colpa di Inzaghi, non però sarà colpa di Lautaro. Però può essere anche che la Juve sbagli qualche partita. Guarda, che la Juve sbagli qualche partita la vedo dura, perché per sbagliare qualche partita bisogna giocarla. E la Juve non gioca. La Juve, però col Genoa, ecco, quindi... però col Genoa l'ha sbagliata, ha portato a casa un solo punto anziché ma tre. Guarda, l'ha sbagliata, col Genoa poteva perderla e quindi è ancora andata bene al Venaria di riuscire a pareggiare. Però questo è il non gioco di questo pseudo allenatore, che non è un allenatore, è un gestore di uomini, e bisogna dire che sulla testa dei giocatori del Venaria l'effetto si è sentito, nel senso che adesso questi sono un gruppo, per carità, e questo è vero, però è davvero penoso che una squadra con questo organico e con questa storia alle spalle giochi in questa maniera francamente ignobile e si porti a casa queste partite facendo un tiro in porta e subendo il 70% del possesso palla degli avversari. Sarebbe davvero uno schiaffo alla bellezza del calcio se il Venaria vincesse il campionato giocando così. Io temo però che accadrà questo, perché l'Inter a questi ritmi forsennati secondo me non riuscirà a durare per tutta la stagione. Certo, senti, due parole da parte tua invece sul Bologna, quarto in classifica, in questo momento sarebbe in Champions. Ma non è lì per caso, perché gioca davvero bene. Esatto. Guarda, allora, il Bologna ha visto contro il Toro, non mi aveva fatto nessun tipo di impressione, noi avevamo giocato anche nettamente meglio di loro, sia quest'anno che l'anno scorso. Quindi il Bologna ha visto contro di noi, non era una squadra che mi faceva presagire potesse avere la possibilità addirittura di lottare per la Champions. In realtà, viste le altre partite che sta facendo la squadra di Thiago Motta, il Bologna bisogna dire che sta giocando bene, ha dei giocatori fortissimi a mio avviso come Orsolini, che nemmeno mette in campo, ha scoperto questo Zirze che sta come dire, facendo miracoli, sembra un'ira di Dio questo ragazzo qui, che io mi ricordo di aver visto l'anno scorso a Torino e dimostrava potenzialità, ma mi sembrava ancora particolarmente acerbo. Il segreto di Thiago Motta, da quello che si dice, è il fatto che si fa amare dai suoi giocatori, che per lui si butterebbero dal settimo piano, e questo è una cosa che conta, è una cosa che conta. Quindi io dico solo una cosa: attenzione, perché Thiago Motta, che adesso viene concupito dai più grandi club, secondo me è uno di quegli allenatori come Gasperini, anche se Gasperini ha tutt'altro tipo di carattere, mentre i suoi Thiago Motta lo amano, quelli di Perini un po' meno, certo. Volevo guardare, è andata via la linea, abbiamo perso, di spendere due parole per il Toro. No, avevo anche da chiedere una cosa, se visto lì in Patagonia, insomma, c'è la possibilità di recuperare un po' di stoffa che manca il tuo vestito. Ma non credo. Ma no, magari ce l'hai. Vabbè, se riusciamo a recuperarlo, lo salutiamo, gli facciamo gli auguri. Certo. Di buon Natale, se no noi adesso sentiamo un'intervista realizzata proprio l'altro ieri, all'entrata anzi degli uffici della Lega Calcio a Milano, all'avvistatore delegato del Monza, Adriano Galliani. A proposito, insomma, ne abbiamo parlato prima, della vittoria del Milan sul Monza per 3-0, vittoria che ha ridato fiato e speranze al Milan e è un attimino messo lì, non dico ridimensionato, però insomma, ecco, potrebbe far suonare un piccolo campanello d'allarme al Monza, che quest'anno con le grandi, o in un modo o nell'altro, non riesce a fare i risultati che invece aveva fatto l'anno scorso. È un'ottima classifica quella di Monza, 21 certo, punti dopo 16 giornate, cioè davvero di essere più che contenti. Però insomma, ecco, ad alcuni tifosi non è piaciuto questo 3-0, che poi tanto è frutto di una serie di situazioni, perché beccare il gol dopo soli due minuti ti mette in difficoltà, poi vai al riposo, becchi, stai per andare al riposo sul 1-0, becchi il 2-0, dunque sei sotto i due gol, inizia il secondo tempo, è tutto molto più difficile. Esatto. Ascolteremo Galliani, però intanto vediamo se abbiamo recuperato Roberto, no? Che lo salutiamo. Sì? Allora sì. Roberto, salutiamolo. Allora, solitamente, ti salutiamo velocemente. Intanto tu sei dove in Patagonia? La capitale esattamente della Patagonia, siete a... È una bella domanda. Varvaus è una capitale, è una cittadina
nei pressi, si chiama Barbaus, ci sono sì. i pinguini e si sta benissimo. Tra l'altro, Riccardo, ti volevo dire che ti ho mandato un vocale molto importante, ti prego di ascoltarlo appena puoi. Ecco, sì. questo è uso privato della televisione. Ti ringrazio, giustamente risparmi la telefonata dalla Patagonia. Tra l'altro, intorno alla città dove tu sei c'è Merate, Villa Santa, Arcore, Lesbo, Monza, è una zona... vabbè, sono tutte repliche, sono tutte repliche, perché in Patagonia la Brianza va fortissimo, quindi hanno chiamato tutte le cittadine con gli stessi nomi di quelli della Ti vogliamo fare una sorpresissima, Roby, tu che sei un grande amante e difensore degli animali, mandi, porti avanti tua campagna, tua, tra virgolette, autentica lotta da tantissimi anni insieme all'onorevole Brambilla. Vallo a prendere. Un attimo che prendo la creatura. Questa è l'ultima creatura di Giulia Rizzardi, il suo piccolo Teo. Guarda che amore, guarda qua. Amore, vieni qua, saluta Roberto, Guarda, ti sei tolto pure il maglioncino. Guarda qua, vada. Ecco. Mira Monza, intanto quest'anno è un campionato che mi sta assolutamente. Monza ha perso 5 partite con 5 grandi, ha fino ad oggi vinto pareggiato con le altre, quindi tutto perfetto, abbiamo giocato una buona partita. Il Milan evidentemente ha individualità di un certo tipo e va bene così. Comunque quello che piace a me del Monza è che cerco sempre di giocare, lo dico anche al nostro grande allenatore, quando attacchiamo in 5-6, quindi abbiamo avuto qualche occasione, il Milan l'ha risolta con giocate di grandi campioni e va bene. Tutto qua. Crede che arriverà qualche colpo dal mercato? No, ma che colpi ragazzi. Allora, stiamo calmi con il mercato, poi il mercato di gennaio è un mercato asfittico. Un'altra grande prestazione di Di Gregorio. Allora, adesso parliamo del Napoli, che piano piano sembra essersi ripreso, ha pescato nel girone di Champions per gli ottavi sì. di Champions League il Barcellona, che non è stato da poco. Ne parliamo con un grande tifoso del Napoli, ci creiamo proprio con Napoli, Sossi Aruta, benvenuto, buona serata, buonasera, benvenuto a Oltre il 90°. Grazie di essere qua con noi. Rispetto all'Era Garcia, che ormai mi auguro, insomma, che tutti, penso che tutti i tifosi di Napoli l'abbiano dimenticato, le cose vanno senz'altro meglio con Mazzarri, no? Arrivano piano piano le vittorie, il gioco di Mazzarri sta tornando, sta arrivando. Raccontaci un po'. Come ogni cambio di allenatore, poi ci vuole il tempo per vedere i risultati. Diciamo sì che non è partito proprio benissimo, però piano piano adesso stanno arrivando i risultati, ma soprattutto sta ritornando il nostro Osimhen di una volta, perché esatto. il problema è quello. Sì. Osimhen è mezza squadra, quindi bisogna dare il tempo, adesso c'è questo ostacolo bellissimo, ma non credo che sia superiore il Barcellona di oggi a Napoli. Quindi penso che il Napoli abbia tutte le carte in regola per passare anche il prossimo turno con il Barcellona. Non è più quello di una volta, di Messi. No. E poi oltre a Osimhen c'è anche Farascheglia, che è un bel calciatore. Sì, ma anche lui è iniziato malino, quindi piano piano stanno tornando in forma alcuni giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza, tra cui questi ultimi due che abbiamo appena nominato. Senti Sossi, oltre al fatto che tu sei stato Uomini e Donne, tutti ti conoscono, no? Da Maria De Filippi, la trasmissione famosissima, tu sei stato anche un ex calciatore e so che hai giocato anche nell'Ascoli Calcio. Raccontaci un po' di questa tua esperienza, insomma, nel mondo del calcio, come calciatore proprio. Sì, ho iniziato a 6 anni, ho giocato in tutte le categorie tranne la Serie A. Ho anche esordito in Champions League e in Europa League con una squadra di San Marino in 3 fiori. Ho giocato 4 anni nel campione sammarinese. Ho giocato in Serie B in Pescara, Cosenza. Ho realizzato 382 gol in carriera perché io sono un attaccante. Anche se ne sono nato come ala destra, una volta si chiamava così, sì, adesso sì. tempi sono cambiati. Ala destra o tornante? Il tornante. Bravissimo, alla destra, poi tornante, adesso si chiama esterno alto. Esterno alto, sì. Morto, e quindi cambiano così le posizioni, però alla fine il vizio del gol mi è sempre rimasto.
e ho giocato una vita a calcio, ho smesso l'anno scorso, oggi compio 53 anni. Auguri, infatti, il compleanno di Sossi, è vero. Complimenti, auguri, auguri. Senti, ma in forma. All'Ascoli in quale serie hai giocato? Allora, ad Ascoli ho giocato in C1 nel 2000-2001. È stata un'esperienza bellissima, ero il bomber dell'Ascoli Calcio, i tifosi per me impazzivano, una città bellissima, calcisticamente sono molto appassionati, peccato perché perdemmo contro l'Ancona ai playoff per andare in Serie B. Sono stato benissimo, ho mangiato tantissimo lì alla scolana. Sì, le olive alle scolane sono buone, le chi non le apprezza. E ho lasciato un ottimo ricordo e i tifosi hanno ricambiato con tantissimo affetto. Era il beniamino della tifoseria. Ecco. Senti, concretamente questo Napoli secondo te potrà reinserirsi per la lotta per lo scudetto? Tenuto conto insomma del passo dell'Inter e anche della Juventus, però soprattutto di quest'Inter che sembra davvero essere la squadra più forte del campionato quest'anno. Ecco, mi hai tolto le parole dalla bocca, il problema è che lì davanti quest'anno viaggiano spediti, soprattutto l'Inter. Però nel calcio mai dire mai, sicuramente il Napoli potrebbe recuperare, ma allo stesso tempo deve anche decelerare l'Inter e la Juve. Se queste due cose vanno di pari passo, penso che il Napoli abbia le carte in regola per lottare per il campionato. Peccato perché ha perso dei punti per strada per questioni di allenatore, il subentrare di Mazzarri, alcuni infortuni, però il campionato è ancora lunghissimo. Penso che possa comunque lottare per il campionato, assolutamente. E poi insomma c'è questa sfida col Barcellona che tanto unisce il nome di Diego Maradona, perché Maradona ha giocato prima nel Barcellona prima di passare al Napoli, dove ha vinto praticamente due scudetti alla grande. Incredibile, dai. Penso che i tifosi sono contenti di aver preso il Barcellona, perché comunque è una partita che tutti vorrebbero giocare. Ma io ripeto, sono molto positivo e credo che il Napoli veramente può passare tranquillamente il turno, perché il Barcellona, tolto qualche giocatore, non è, ha una rosa molto giovane, e invece Napoli insieme al pubblico ha dei giocatori molto esperti e quindi potrà per me passare il turno, non dico tranquillamente, però può passare il turno. Certo, noi tanto negli ottavi veramente faremo il tifo per le tre italiane in Champions, la Lazio con il Bayern Monaco, l'Inter con l'Atletico Madrid, il Napoli con il Barcellona, perché questo, se passassero tutte e tre il turno, se andassero ai quarti, migliorerebbe tantissimo il ranking, e questo permetterebbe alle squadre italiane, all'Italia, l'anno prossimo avere 5 squadre in Champions, e sarebbe un grandissimo risultato. Il tanto bistrattato calcio italiano è ritornato a farsi, ritornerebbe a farsi valere e apprezzare. Quello sono contento, speriamo anche per i prossimi europei. Comunque delle tre, credo che sulla carta chi può passare il turno è proprio il Napoli, perché la Lazio con la telecomandata di Simeone, che la sa lunghissima, è difficile. E poi l'Inter, Lazio-Bayern Monaco, sì. Bayern Monaco e l'Inter con Simeone, la vedo dura, sono due partite molto difficili. Ne abbiamo parlato prima. Attenzione Simone Inzaghi agli amici, perché Simone è un amico di Inzaghi, hanno giocato insieme tanti anni alla Lazio. Le squadre di Simeone sono tutte cattive, statisticamente parlando. E poi in Spagna lì sono veramente molto calienti gli spagnoli. Bene, grazie Sossi. Grazie Sossi, tanti auguri di buon compleanno ancora, un bacio alla bimba. Io vi faccio gli auguri di buon Natale. Esatto, grazie, anche gli auguri di buon Natale. Grazie tante, grazie. Adesso ospitiamo un imprenditore ascolano, tifoso dell'Ascoli, poi insomma, è un grande intenditore di calcio, conoscitore di calcio, si chiama Giuseppe Barboni ed è un imprenditore del Luxury e noi l'abbiamo con noi. Certo, faremo qualche chiacchiera anche con lui. Buonasera. Buonasera Giuseppe, grazie di essere qua con noi questa sera. E intanto vogliamo chiederti quest'Ascoli che sta facendo tribolare noi tifosi, perché era partito con diciamo ben altre ambizioni, se non altro di entrare nei play-off, invece purtroppo si trova invischiato nella lotta per non scendere giù, cioè nei play-out.
c'è qual stata l'ultima vittoria qualche giorno fa, però insomma le cose non vanno bene. Esatto, voglio sapere qual è insomma il clima che si respira tra i tifosi dell'Ascoli Calcio. Da quello che ho potuto vedere, tenete conto, io un po' che non torno ad Ascoli, adesso sto in base a Milano, mi sembra che siano un po' arrabbiati. Ripeto, ma quello che ho visto sui social di amici e conoscenti, ma vabbè, no, l'Ascoli Calcio è il cuore della città, il tema più importante per tutti ad Ascoli, quindi se non adesso l'Ascoli non va proprio bene, insomma il malumore è diffuso, questa è la verità, dai, però c'è sempre la speranza insomma che si possa recuperare questa stagione, dai. Sì, Pulcinelli è bravo, quindi cioè mi sembra bravo, quindi sono certo che troverà qualche soluzione. Un imprenditore Pulcinelli che lo ricordiamo il patron insomma dell'Ascoli, perché ci ascolta da oltre le Marche. Esatto. Senti, volevo invece chiederti in generale, insomma, tu hai visto il campionato di Serie A, è molto combattuto, incerto, no? È vero che l'Inter sta facendo la lepre, sta scappando, però la Juve è lì a 4 punti e poi tutte le altre, c'è una gran lotta, addirittura al quarto posto c'è il Bologna che non tutti, incredibile. Non tutti pensavano potesse arrivare in quella posizione. Dunque, come vedi questo campionato, alla fine lo vince l'Inter oppure ci sarà la battaglia fino all'ultima giornata? Potrebbe vincerlo l'Inter, poi sai, l'anno scorso ad esempio l'ha vinto una squadra che non si sarebbe mai aspettato nessuno, che in 5 anni conquistava lo scudetto come Napoli, quindi fino all'ultimo mai dire mai. Certo, l'Inter è quella favorita per me, in quel poco che ci capisco di calcio. Sì. Però vedi, ci sono anche realtà come il Bologna, no? Che certo non era partito per centrare la Champions, in questo momento è quarto da solo, ma soprattutto sta mettendo in mostra un gioco interessante, c'è questo giocatore Zigre che è un fior fior di attaccante, uno dei giovani più promettenti della Serie A, cioè a volte sta proprio nell'abilità di alcune società di andare a cercare giocatori, esatto, che magari non sono conosciutissimi e che poi vengono lanciati nel nostro campionato. Ma speriamo che facciano tipo il Chievo Verona. Io mi ricordo quando seguivo in maniera pedissicamente il calcio, a un certo punto però speravo nella fortuna del Parma e del Verona, due squadre di provincia che con la bravura dei loro manager e la capacità del team, l'unione del team e dell'allenatore sono riusciti ad arrivare a vette impensabili. Quindi magari accade anche al Bologna, anzi se lo meriterebbe. Bologna era una delle squadre più forti all'inizio del campionato italiano. Sì, forti, una bella squadra, poi soprattutto allenata da un bravo allenatore, esatto, perché Thiago Motta, esatto, giovane, insomma, sta facendo molto molto bene. È tra gli allenatori più in vista. Più emergenti. E ti voglio chiedere, tu sei un ex tifoso del Milan, cosa ne pensi del Milan, insomma? Si è rialzato dopo la vittoria sul Monza, però. Tra alti e bassi. Allora, mettiamo un fatto. Né ex tifoso né tifoso, era un simpatizzante, mi è sempre stato simpatico il Milan, il calcio mi piace, prima mi piaceva molto di più quanto in fondo, adesso anche perché io stesso faccio sport a combattimento, quindi e tuttora faccio match, quindi ho più quell'interesse lì. Il calcio è lo sport italiano per eccellenza, ovviamente fa sempre molto piacere. Il Milan è stata proprio la prima squadra che mi entusiasmò al tempo di Van Basten, che poi già non era proprio il mio periodo, io sono diciamo della generazione dopo, però mi ricordo Van Basten, Gullit, Rijkaard, era questo trio magico, no? E mi è sempre rimasto in mente, quindi anche per questo sono più simpatizzante verso il Milan. Voglio farti una domanda però, Giuseppe, tu sei imprenditore del Luxury,
Cosa ne pensi di questo vestito di Giulia che sembra magari mancato un pezzo di stoffa e è rimasta scoperta questa parte? In realtà è proprio una finestra che vuole guardare sul mare, verso il mare di San Benedetto del Tronto. Ecco, una finestra sul mondo. Può essere un modello che tu potresti anche riprendere, magari proporla a grandi, grandi artiste, no? A grandi, lo so, soubrette. Perché questa è una finestra effettivamente sui due mondi, no? No, ricordiamo che allora, Giuseppe è un grande intenditore di donne, perché fino a poco tempo fa è stato addirittura insieme a Nina Morsi. Caspita, come mai? Un po' di gossip. Ecco, non ti chiediamo come mai è finita con Nina Morsi, però invece ecco, diamo un giudizio a questo abito di Giulia, castigato, però a un certo punto è finito, perché è andata a comprare la stoffa. Senta, non castigato non c'era fino a un certo punto. Fino a un certo punto, è quel punto soprattutto che è rimasto scoperto. Prego, Giuseppe, ti abbiamo dato una patata bollente, ti abbiamo messo in mano. È il regio direttore, tu devi sapere che io sono qui in collegamento per Giulia, non per parlare di calcio, non so se è chiaro. Io di questo ti ringrazio, infatti ritengo la mia presenza inutile, però se ne puoi pure andare, ve lo dico. Ci so pure io, se vuoi mi sposto, parla con Giulia, però ti avevo fatto la domanda sulla finestra che guarda i due mondi, prego. Me l'ha chiesto Giulia, perché ho detto, beh, me ero anche, onestamente mi ero anche dimenticato, però come si fa a dire di no a Giulia? Oh, questo è carino, vedi come ci sa fare con le donne. Ci sa fare con le donne. Con le donne ci sa fare, Giuseppe. Però tu, Giuseppe, con l'ultima domanda, tu sei un campione di MMA. Sentici qualcosa in più, visto che hai detto che il calcio comunque è lo sport nazionale per eccellenza, però anche questo sport si sta diffondendo, è abbastanza praticato, giusto? Ma tu tieni conto che in potenza potrebbe essere lo sport più seguito al mondo di tutti i tempi, perché pensa solo a questo: se succede una rissa allo stadio, tutti smettono di guardare la partita e guardano la rissa. È brutto da dire, però è così. Quindi tendenzialmente l'essere umano in generale è più attratto da quel tipo di sport. In generale le MMA, io sono un lottatore in primis, lottatore di grappling, judo, 300 match tra grappling, judo, brasiliano, jiu-jitsu, lotta greco-romana, e poi ho fatto le match MMA, ho preso proprio le arti lottatori in generale. È uno sport che secondo me dovrebbero almeno i basilari insegnarli nelle scuole, perché sicuramente è molto più utile di tante attività ginniche pressoché inutilizzate nel corso della vita. A scuola fanno palla avvelenata, spesso. Palla avvelenata. Io mi ricordo palla prigioniera. Prigioniera avvelenata, sì, una roba così. Vabbè, io salutiamo intanto Giuseppe, però hai ragione, insomma, spesso si viene catturati da altre immagini, no? Tu dici allo stadio, c'è la partita, si sta facendo una partita, magari anche importante, però c'è una rissa, tutti guardano la rissa. Ma è come, adesso in trasmissione, tra me e te e lei, secondo te in questo momento da casa cosa stanno fissando gli occhi? Il pallone. Hai capito? Succede sempre così, insomma. È il particolare che attira. Va bene, grazie Giuseppe Barboni. Grazie a voi. Veramente buon Natale. Anche a voi. Grazie. Ciao. Se senti Nina per gli auguri di Natale, salutaci anche Nina. No, ma vediamoci. Allora adesso però, visto che è un po' introdotto, un po' vediamoci, un po' vicino ad argomenti un po'. Sì? Come, Giuseppe? No, vediamoci noi. Cioè, io adesso vedi, sono venuto all'intervista, noi adesso vediamoci, amiamoci, vogliamoci bene. Cioè, certo, ci vogliamo bene. Ma parli con lei, io posso esserci anch'io, oppure non disturbo, no? Nel senso che per un caffè, no. Okay, è andato via, ok, perfetto, ha risposto, no, te proprio zero. No, signori, adesso parliamo di sesso e non solo, una lunga carriera come pornodivo, a un certo punto ha detto basta, cambio vita, tra poco. Allora, l'ultima parte di trasmissione, oltre al 90esimo, dedicata alla Serie A, prima di passare poi a questa grande novità che si occuperà di tutto il campionato di Serie D, la parte di trasmissione si chiamerà D e dintorni, esatto. Usate il gioco di parole.
Parliamo con un personaggio, che è veramente un personaggio, no? Sì, direi proprio di sì. Ha scritto un libro, ne parleremo con lui direttamente, con Franco Trentalange. Buonasera e benvenuto al 39esimo, Franco. Buonasera Franco, grazie di essere qui Ciao con noi. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti anche da parte mia al pubblico. Allora, diciamo, per chi, poi pochi immagino, che non conoscono insomma il passato, la carriera, dico proprio il passato perché il titolo del suo libro è emblematico, no? L'arte di reinventarsi, Second Life, una seconda vita. Ecco, il passato di Trentalange è 445 film hard, 29 premi all'attivo, insomma una lunga carriera di porno di. Diciamo che mi sono impegnato parecchio. Sì, io immagino, perché ma anche l'usura penso, perché 445 film non sono pochi. E 29 Cavoli. Premi. No, ma infatti vuol dire che, insomma, un personaggio. Ecco, ma a un certo punto la decisione scritta in questo libro, tra l'altro con Marco Benassi, di cambiare completamente vita. È un suggerimento che tu vuoi dare anche? Ma qui c'è un primo parallelismo interessante tra la mia carriera, nello specifico, e quella che può essere quella di un calciatore, di un campione sportivo, no? Cioè, il momento giusto per smettere, per pensare a quella che è la vita dopo la parte agonistica, no? E quindi in questo senso direi che, così come un calciatore può ritrovarsi a essere un dirigente, un allenatore o nello staff tecnico di qualche squadra, io non ho fatto altro che dare più spazio alle passioni che ho sempre avuto, ma alle quali prima dedicavo poco tempo, e tra queste c'è appunto la scrittura, il coaching e lo sport, grande passione per lo sport. Io, ad esempio, non tutti lo sanno, sono istruttore federale di tiro con l'arco. Visto quanti misteri, quanti segreti. Insomma, devo dire che un'eternità piuttosto intensa quella di Franco. Sì. E allora, insomma, è un consiglio che si dà in generale a tutti, però anche e soprattutto, insomma, agli sportivi e ai calciatori, no? Che spesso quando smettono di giocare non vogliono mai smettere, no? Vanno avanti con ingaggi magari in Arabia Saudita, in giro per il mondo a 37-38 anni, adesso addirittura che arriva a 41-46 come Buffon, e poi alla fine sono lì disorientati, non sanno cosa fare. Ecco, è importante, come dice Franco, trovarsi una seconda attività, una seconda vita, direi proprio. No, che bisogna, secondo me, prepararsi al momento dell'addio alle scene, coltivando per tempo le alternative, cioè non e adesso cosa faccio, cioè parallelamente all'avvicinarsi della fine della carriera bisognerebbe testare altre situazioni che ci piacciono, che ci interessano, di modo che, ma questo vale un po' per tutti nella vita, uno esatto. Può cambiare lavoro, città, partner, e dovrebbe essere pronto a quello che viene dopo, non essere sprovveduto, diciamo, rispetto al futuro. È proprio un saggio, Franco. Però io vorrei farti una domanda, Franco, scusa. Attenzione che la domanda è cattiva. È un dubbio amletico. No, non è cattiva, è un dubbio amletico. Ti volevo chiedere, Franco, oltre alle 30 lance, hai anche la labarda spaziale? Ciao. Quella viene usata solo in casi eccezionali. Ah, ecco. So. Solo in casi eccezionali. Quando hai vinto i 29 premi hai sciabolato la labarda spaziale. Ormai è appesa al chiodo. Franco, è appesa al chiodo la labarda. No, adesso, non è che adesso voglio dire, adesso. Esatto. Non mi sminuire. No, io ho smesso di fare sesto davanti a una telecamera, ma non nella vita. È giusto, giustamente. Vabbè, stai smontando un totem. No, aspetta. Lui, se appende il chiodo alla labarda spaziale, ha sempre le 30 lance, eh? Sì, vabbè. Scusami. Ma invece volevo fare insieme a voi brevemente un parallelismo tra l'attività del calciatore e quella del pornatore professionista. Certo. Posso? Sì, come no? Come? Prego. Beh, allora, intanto la premessa che mi piace fare è che sia una partita di calcio che una prestazione sessuale è appunto una performance. Perché dico performance? Perché ci coinvolge da un punto di vista fisico, emotivo, psicologico, a livello di sensazioni, e quindi è una performance. Che ci sia l'amore o meno, rimane una prestazione molto simile sportivamente a quella sessuale. Bisogna arrivare a quel momento lì preparati, perché bisogna, anche da un punto di vista fisico, perché viene richiesta resistenza, tecnica, fantasia, passione, quindi uno deve arrivare concentrato al punto giusto.
bisognerebbe, uso il condizionale, non deludere le aspettative. Giulia, tu ne sai qualcosa di uomini che deludono le aspettative? Insomma, no, io no, io proprio non posso, non ho voce in capitolo in questo ecco, senso. Ma io dico, qualche tua amica ti avrà raccontato. Beh, che certo. Ma Franco, scusa, ma non ti è mai capitato di chiedere il cambio? Magari, non so, di chiedere, scusa. No. Ma magari, certe volte sui set ci sarebbe voluto delle scene lunghe quanto una partita di calcio, a volte un'ora e mezza, due ore duravano certe scene. Guarda, io ho sempre sognato di fare la tua controfigura, per, non perché ci assomigliamo, ma perché per mancanza di materia prima. No, volevo dirti, allora ricordiamolo, Second Life, l'arte di reinventarsi, scritto da Franco Tetalangi in prima persona e anche con Marco Benassi. Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale. Lo trovate in libreria, anche su tutti i portali, ma devo dire un'ultima cosa, che per giocare o fare sesso di qualità bisogna imparare a modellarsi rispetto al partner, no? Rispetto, sì, ai compagni di squadra, rispetto al gioco della, sì, della squadra avversaria. E quindi per fare ciò ci vuole una mente elastica. Non tutti ce l'hanno, ma nella vita in generale suggerisco di coltivare una mente elastica. Aiuta sia nel sesso che nella performance sportiva, per potersi adattare alle varie situazioni e al gioco degli altri, che non è detto che combaci col tuo. Tu hai perfettamente ragione, Franco, come posso darti torto, però oltre che la mente elastica, secondo me forse serve qualcos'altro di elastico. Però con questo ti auguriamo veramente buon Natale, buone feste. Il libro è già in libreria, può essere un'ottima idea per, come regalo di Natale. E noi ti ringraziamo per essere stato con noi, Franco, simpaticissimo, veramente. Grazie. Grazie, ti aspettiamo qua in studio. So che verrai presto a San Benedetto del Tronto, ti aspettiamo qua oltre il 90esimo. Allora, Giulia, grazie, la grande Franco. Novità. Oh. Parliamo di Serie D. Oh, D e dintorni. Partiamo tutti con una grande sigla. Della Serie D. Eccola qua. Allora, eccoci qua, inauguriamo questo nuovo spazio dedicato al campionato di Serie D. Nella parte finale di Oltre il 90esimo, nelle sue settimane, ci siamo occupati molto della storia della Samp, però abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti, perché ci siamo accorti, certo, davvero, che il campionato di Serie D è un campionato interessantissimo. Ecco, certo, perché, diciamo proprio così, la nostra didascalia dice un viaggio attraverso il campionato di Serie D. C'è, esatto, un'incertezza incredibile, esatto, in testa alla classifica, molte squadre che lottano, esatto, per salire, esatto, in Serie C. No, no? È un campionato davvero interessante, poi noi andiamo dalla Serie A alla Serie D perché noi non abbiamo mezze misure. Bravo, e andremo a conoscere tutti i personaggi. È un po' quello che vorrei poter dire io di me, ma in realtà vabbè. No, andremo a conoscere tutti i protagonisti della Serie D. Voglio dire però una cosa, sì, prima di collegarci col primo ospite che ci parlerà di una delle squadre che stanno facendo molto bene in questo campionato di Serie D. Abbiamo deciso davvero di allargare il nostro raggio d'azione, di parlare di questo grande campionato e non soltanto della Samp come abbiamo fatto fino alla scorsa puntata, anche perché poi insomma, volevamo scoprire un po' la storia della Samp. In realtà ci siamo accorti poi che i nostri interlocutori della storia della Samp non ne hanno mai fatto parte. E io, come dico sempre, non c'è futuro se non c'è storia, e se uno non conosce la storia del club non può certo parlare e guardare al futuro con ottimismo. Io per Mediaset avevo deciso di intervistare il presidente, che si chiama? Vittorio Massi. Non lo conosco. Avevo deciso di intervistare Vittorio Massi perché mi hanno detto il presidente della Samp. In realtà ho scoperto che non ha mai visto una partita al Ballarin, non è mai stato dentro la storia della Samp, perché io che al Ballarin ci venivo da avversario con l'Inter, con il Monza, mi ricordo che lì si è fatta la storia della Samp, poi proseguita anche alle Vire delle Palme. Ma se uno non conosce la storia, voglio dire, purtroppo la cosa che io dico è che San Benedetto del Tronto non merita gli improvvisati, uno la televisione, l'altro la squadra. Merita rispetto davvero la città di, esatto, San Benedetto del Tronto. Io sono un po' cittadino di adozione di San Benedetto del Tronto, esatto, ci vengo due volte alla settimana da un anno e mezzo e ho imparato a conoscere i San Benedettini, che amano questa squadra, la San Benedettese, più di ogni altra cosa. E dunque davvero, ecco, non mi è stata concessa l'intervista, visto che aveva San Benedetto del Tronto due volte alla settimana intervista il presidente.
si chiama? Vittorio Massi. Vittorio Massi. Ma non ha risposto al telefono. Peccato, perché era un'occasione per far conoscere la realtà. Anche se poi in realtà la storia della SAM che riguarda Vittorio Massi è una storia di qualche mese. Esatto. Quella dei 100 anni l'ha fatta altri. Detto questo, mi scusi, mi sono tolto un masso dalle scarpe, se, però. Detto questo, noi ci occuperemo di tante squadre interessanti, certo, della Serie D, e poi naturalmente andremo a scoprire quelli che sono gli X-File, i misteri rossoblù, e li andremo a scoprire grazie anche al vostro intervento, attraverso i messaggi che ci manderete al numero che vedete in sovrimpressione, e ci aiuterete appunto a risolvere questi tre quesiti. Sono tre gli X-File di oggi. Dove è finito il titolo centenario della San Benedettese Calcio? Un quesito, rispondeteci da casa, mi raccomando, inviateci tanti messaggi, sempre rispettando tutti, mi raccomando. Perché Luigi Rapullino non presenza più allo stadio e alle cene insieme al signor Massi? Cosa avrà mai detto il team manager della San Benedettese, di cui noi non facciamo il nome, Giuseppe Marzetti, all'arbitro durante la partita col Chieti, per subire un'inibizione a svolgere ogni attività per ben 4 mesi fino al 20 febbraio 2024? Scriveteci numerosi da casa, risponderemo dopo nella parte sui misteri rossoblù, leggendo tutti i vostri messaggi. Ma adesso andiamo avanti, che abbiamo cose più interessanti da raccontare. Abbiamo il primo collegamento. Allora, abbiamo il primo ospite, che l'ha detto Stampa del Grosseto. Benvenuto, signor Carlettieri. A Dia e dintorni, che questo nuovo spazio è dedicato al campionato di Serie B. Esatto. Allora, buonasera intanto. Buonasera intanto, signor Carlettieri. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Oh, il diviso ufficiale, che bello vedere finalmente uno che mette sul petto lo stemma della squadra. Questo, esatto, è importante, dà un senso di appartenenza e di attaccamento alla maglia. Questo Grosseto parte in classifica, insomma, dai, comincia a fare sul serio, no? Sì, noi siamo consapevoli e speranzosi di aver costruito una squadra per lottare fino in fondo. È un campionato, quello di D, difficilissimo, vince una sola, e siamo tutti racchiusi in 4-5 punti. Ci sono avversari importanti come il Livorno, la Pianese è prima in classifica se voi fate il rapporto con gli altri gironi di Serie D. Una squadra che ha fatto 2 pareggi, 1 sconfitta e 10 vittorie, ha un rollino di marcia impressionante, e noi siamo lì a 4 punti, e giovedì facciamo l'ultima partita del girone d'andata, e poi il girone di ritorno sarà una corsa al photo finish fra tante squadre. Allora, io vorrei fare una domanda. Appena arrivato Romairone da San Benedetto del Tronto, e appena arrivato ha fatto il suo primo gol d'esordio subito contro l'Orvieto, se non erro, giusto? Sì. Quanto puntate su di lui? E soprattutto c'è da dire che la San Benedettese vi ha fatto un favore, vi ha fatto un regalo di Natale, ma perché secondo me Romairone, diciamo, è bravissimo. Diciamo che noi abbiamo in rosa un attaccante che si è fratturato un osso del piede, e quindi eravamo alla ricerca di una seconda punta. C'è stata l'opportunità di acquisire le prestazioni sportive di Alessandro, che è arrivato giovedì, domenica è stato buttato nella mischia al primo minuto della ripresa, e dopo 15 minuti ha la prima palla che ha toccato l'ha sbucciata, come si dice in Maremma, e quindi la seconda l'ha buttata dentro. Quindi diciamo, se la media è questa, siamo molto felici, ma soprattutto siamo felici di aver preso un ragazzo serio, preparato, educato, che si è integrato in 3 giorni nel gruppo in maniera, in maniera importante. Il mercato di dicembre è difficile per questo, perché devi saper cogliere l'occasione, oltre quella tecnica, anche quella umana, perché entrare in un gruppo consolidato è difficile. Esatto. Sì. Ecco, perché credi che in Serie D funziona così, cioè il mercato è il mese di dicembre, non a gennaio, come succede invece per la Serie A, per la Serie B, la Serie C. Sì, in Serie D è il mese di dicembre se all'interno delle squadre di Serie D. Se in Serie D scende un giocatore dai professionisti, bisogna aspettare gennaio. Gennaio, certo. Infatti noi abbiamo già preso altri professionisti che arriveranno, perché
abbiamo un rapporto privilegiato con la Fiorentina, e quindi a gennaio arriveranno degli under dalla Fiorentina, ma bisogna aspettare il 2024. E Romaglione era il regalo di Natale che il presidente, il patron, voleva fare alla città, e quindi l'abbiamo messo nella scatola e l'abbiamo aperta prima di Natale. Sì, no, perché poi noi Romaglione lo conosciamo perché appunto era qua a San Benedetto ed era uno degli under veramente, certo, più bravi. Grossetto, tra l'altro, che ha anche un passato del professionisti non da poco, e tanto lo diciamo, ecco, la nostra missione si vede anche in Toscana grazie a New Idea, una televisione leader della regione Toscana. Dunque gli amici di Grossetto seguiranno, sì, appunto per questa puntata questo spazio dedicato alla loro squadra, che sta facendo bene, quarta, sì, in classifica. Purtroppo sto campionato però è un po' strano, perché ne sale solo una, è veramente una lotta, sarà una lotta fino all'ultima giornata. Infatti volevo chiedere qual è l'obiettivo del Grosseto quest'anno, a parte sì che c'è questa Pianese che è molto forte, però insomma voi puntate a vincere il campionato? Noi abbiamo costruito la squadra per lottare fino in fondo, quindi l'obiettivo dichiarato è la vittoria del campionato e il passaggio di categoria. Vogliamo andare fortissimamente nei professionisti. Sulla carta all'inizio, gli addetti ai lavori, come si suol dire, all'inizio campionato definivano il Grosseto, il Livorno e la Pianese come squadre che potevano ambire alla vittoria finale. La Pianese l'anno scorso è stata in testa tantissimo e poi è stata superata alla fine dalla corazzata Arezzo. Quest'anno la squadra della Pianese, che appunto la televisione che segnalava il suo collega, segue tutti gli incontri della Pianese, quindi è conosciuta su quell'emittente, diciamo, giocano in questo stadio con il sintetico, è un catino molto, molto caldo, e quindi stanno sfruttando una rosa competitiva, un allenatore capace. Noi ci abbiamo pareggiato in casa e per ora teniamo il passo a quattro passi di distanza, ma sì, speriamo anche con l'aiuto di Alessandro di poter recuperare il gap. Benissimo, grazie. Bene, com'è la tifoseria? Calda, immagino, lì a Grosseto, no? A Grosseto è una tifoseria molto esigente, come diceva lei, il Grosseto ha sfiorato nella storia, che condivido con lei, insomma è importante ricordarsi la storia rispetto, se cioè, vogliamo, sì, costruire il passato, il futuro, scusi, noi abbiamo sfiorato i play-off, la promozione in Serie A perdendo i playoff con il Livorno, con una diciamo così, con un velo di anche di calcio scommesse, perché qualche giocatore del Grosseto fu squalificato per aver diciamo forse venduto la partita. Quindi la promozione in Serie B è stato in Serie A, essendo arrivati terzi in Serie B, è stato diciamo l'apice della storia calcistica del Grosseto, ma noi vorremmo ripercorrere quei fasti e arrivare anche noi in Serie B. L'obiettivo non vorrei fare una gaffa, il presidente era Camilli o era presidente del Livorno, Camilli? No, Camilli era il presidente del Grosseto. Grosseto, esatto, ricordo bene allora. Oggi noi insomma, abbiamo tanti campionati di vita, tra professionisti. Davvero vi facciamo tanti in bocca al lupo per questa stagione, che si concluda alla grande. Ci risentiremo nel proseguo della, certo, trasmissione dell'anno, e verremo ancora a intervistare. E grazie per la disponibilità. Grazie veramente. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, grazie a Rinaldo Carlicchi, che l'ha detto stampa del Grosseto Calcio, squadra quarta in classifica in questo campionato, che sembra veramente un lontano all'otto. Perché poi adesso è lungo il campionato. C'è tutto un giorno di ritorno, dunque ci sono tantissime partite, e poi si andrà verso la bella stagione. Probabilmente un campionato che si concluderà all'ultima, penultima giornata, insomma. Benissimo. E allora proseguiamo il nostro appuntamento, il nuovo appuntamento con Di e dintorni, dalla quarta in classifica alla quart'ultima, ma gli auguriamo davvero di risalire molto presto la classifica, in fretta, perché c'è tutto un giorno di ritorno dove sicuramente bisogna migliorare questa graduatoria. E siamo con Matteo D'Alessandro, che è un difensore barra centrocampista dell'Atletico Ascoli, che è una squadra che piano piano si sta riprendendo, negli occhi di tutti. C'è il bel pareggio ottenuto sul campo della San Benedettese, al Delle Palme, 2-2, un derby accesissimo,
che ha visto tra i protagonisti appunto il nostro ospite. Ciao Matteo, buona serata, ciao, benvenuto. Ciao Matteo, ciao, grazie di essere qua con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito. Allora, tu nasci come centrocampista, poi col cambio di allenatore ti hanno un po' indietreggiato, sei difensore centrale. Diciamo che sei un giocatore eclettico, insomma, che può ricoprire un po' tutte le zone del campo, tra centrocampo e difesa, no? Sì, grazie. Sono un giocatore esperto, duttile, che si mette a disposizione dell'allenatore. E con la gestione di Pirozzi facevo il mediano. Da quando è arrivato Mister Seccardini ho dato disponibilità per questo nuovo ruolo, che è nuovo anche per me, però è molto interessante perché mi permette di fronteggiare tutto il campo, di cominciare l'impostazione dal basso con qualche metro indietro, ecco. Ti volevo fare questa domanda che sembra anche retorica, no? Appunto, come diciamo prima, il famoso pareggio a Riviera delle Palme. Voi eravate sotto di 2 gol e siete riusciti negli ultimi minuti a recuperare la partita. Quanta mentalità ci vuole, insomma, anche personalità, perché eravate comunque a Riviera delle Palme con un tifo incredibile contro. Cioè, sotto di 2 gol in casa della Samp, esatto. Dove avete trovato la forza, no? Esatto. Ma guardate, noi crediamo a quella che è la proposta del mister, ci alleniamo tutta la settimana con questo modo di giocare, con questo credo, e abbiamo già recuperato durante la stagione diversi risultati perché siamo andati sotto all'Aquila e l'abbiamo ripresa, domenica siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa, e noi il fatto di andare sotto ci sposta fino a un certo punto, siamo una squadra giovane, io sono il più grandicello del gruppo e questo sicuramente aiuta. L'ambiente in cui lavoriamo sicuramente facilita il fatto che appunto non avendo pressioni ci permette di non muoverci da quello che succede dentro la gara. Sicuramente, come dite voi, domenica contro la San Benettese andare sotto di 2 gol in uno stadio del genere con la gente che spinge non era facile, ma un bravo a tutti i ragazzi perché non hanno mai smesso di crederci, ecco. Sì, infatti dico per comunque recuperare una partita del genere c'è una bella personalità. Sì, comunque diciamo che mentalità. Uno dei segreti di questa squadra, l'Atletico Ascoli, è quello di rimanere, anche se sotto, sempre in partita, no? Esatto. Poter riaprire in ogni momento, l'avete dimostrato all'Aquila, l'avete dimostrato a San Benedetto del Tronto, dunque sicuramente è una squadra che propone sempre il gioco e che rimane lì attaccata al risultato. Esatto. Senti, Matteo, ti volevo chiedere questa cosa, ma tu vieni dall'ex Porto d'Ascoli, diciamo. Quando Massi ha deciso, insomma, di smantellare, il presidente Massi, oggi è il presidente della San Benedetto, ha deciso di smantellare il Porto d'Ascoli, una squadra veramente che sembrava una famiglia, no? Dove avete ottenuto anche grandissimi risultati. Cosa avete pensato del fatto che Massi ha deciso di smantellare questa squadra comunque che era anche una squadra importante nel campionato di Serie D. Che ha fatto molto bene, tra l'altro. Ci siete rimasti un po' male voi della vecchia guardia? Un po' tutti. Ma queste cose, ahimè, fanno parte del calcio. Noi già l'anno scorso, durante la stagione, avevamo capito quanto il presidente fosse interessato alla causa della San Benedettese, da San Benedettese Doc, da primo tifoso della prima squadra della città, e un attimino tanti di noi avevano capito quali potevano essere gli scenari. Certo, poi da lì ad aspettarci che potesse venire fuori un'estate dove appunto il Porto d'Ascoli sparisse, un po' ce ne passava, però ripeto, sono scelte. Io personalmente sono rimasto in ottimi rapporti con Vittorio Massi, con la famiglia, e gli auguro a lui e alla San Benedettese ogni fortuna. Normale, dispiace per quel gruppo perché, come avete detto bene voi, era diventata una famiglia, era una squadra fatta di uomini veri prima che di giocatori forti, e compreso insomma il mister Ciampelli, lo staff. Sì, certo, mister Ciampelli, un grande uomo. È stato un peccato, però fa parte del nostro mestiere. Comunque tu hai trovato un'ottima sistemazione perché hai trovato squadre vicini di casa, insomma, dell'Atletico Ascoli. Volevo chiederti l'ultima domanda: qual è ad oggi l'obiettivo dell'Atletico Ascoli? Salvezza? O qualcosa in più? L'Atletico Ascoli è una società assolutamente moderna, organizzata, strutturata, che ha grandi ambizioni, che ha voglia di confermare la categoria quest'anno per poi provare a migliorarsi.
c'è dietro una famiglia molto importante e lavorano veramente a modo. Ripeto, è una società che tiene tantissimo al settore giovanile. È normale che l'obiettivo, essendo il primo anno di Serie D, è quello di salvarsi per poi, appunto, magari l'anno prossimo provare ad ambire ad obiettivi diversi, come un po' al Porto d'Ascoli della gestione di quando ero lì, ecco. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo davvero. Volevo chiederti, c'è un modello di un difensore in Serie A che ti ispira, oppure studi gli attaccanti della Serie A, ti possono servire magari nel tuo ruolo che stai ricoprendo attualmente, il difensore centrale dell'Atletico Ascoli? Ma in Serie A io sono milanista. Vabbè, non sempre si è perfetti, nel senso ognuno ha i propri difetti, giustamente. No, scherzo. Da generazioni. Se devo pensare a un giocatore in Serie A a cui mi ispiro in questo nuovo ruolo, sinceramente faccio un pochino fatica a trovarlo. Mi piace più il campionato inglese e quello spagnolo, ecco. Nella Premier League... Hai scelto bene. Va bene, senti. Nella Premier League c'è il Manchester City che gioca veramente... ma è il calcio migliore d'Europa, e c'è un giocatore come Rodri e come De Bruyne che hanno caratteristiche insomma di costruzione di gioco, di grande tecnica, di grande visione di gioco, e sono giocatori che mi piacciono tantissimo. Per me lui sta studiando come fermare Lautaro Martinez, lui c'ha un po' di quello che vuole fermare Lautaro Martinez, che attualmente insomma, è il giocatore che realizza più gol in Serie A. Ti aspettiamo qua in studio, Matteo. Grazie mille, Matteo. Grazie. Davvero in bocca al lupo all'Atletico Ascoli. Ciao Matteo D'Alessandro. Grazie ancora, Crepi Lupo. Difensore centrale, ora difensore centrale dell'Atletico Ascoli. Quart'ultimo, però, con tanta voglia di salire sempre più in alto in questa classifica di Serie D che ogni domenica cambia. Allora, continuiamo questo nostro viaggio tra il campionato di Serie D, passiamo dall'alto alla bassa classifica, adesso risaliamo, eravamo al quarto posto con il Grosseto, quart'ultimo con l'Atletico Ascoli, ora al terzo posto con l'Aquila, qui c'è una grande società. Noi siamo con Simone Perotti, che è il direttore sportivo, benvenuto al nuovo programma di Oltre il Novantesimo. Buonasera. Buonasera. Grazie. Non si sente. Buonasera a tutti. Allora, siete praticamente a un punto dalla seconda, che è la Samb, e a due punti dalla prima, che invece è il Campobasso. Tre punti dalla prima, che è il Campobasso. Direi, insomma, un campionato apertissimo, ne parlavamo prima, ogni domenica può succedere davvero di tutto, incertissimo, probabilmente un campionato che si collegherà per quanto riguarda il primo posto nelle battute finali, insomma. Ma sicuramente è un campionato molto, molto difficile, perché dobbiamo considerare che se poi andiamo a analizzare la classifica, le presunti grandi, che ovviamente secondo la classifica sono Campobasso, San Benedettese, ci siamo ovviamente anche noi, ma non dimenticherei il Chieti, la stessa Vigor Senigallia, che secondo me comunque, anche se è tardata ancora in gioco, l'Avezzano e tante altre, comunque fanno fatica soprattutto a prendere punti con, chiamiamole le più piccole, ma che poi piccole non sono, e che comunque fanno sì che ogni giornata possa succedere qualche sorpresa. Ecco. Voi domenica avete fatto una partita epica, no? Una eravate remontata, sotto di due gol, la remontata, poi avete vinto 3-2. Ma quello sicuramente è stata una partita particolare, perché il Termoli si è dimostrato una squadra altamente ostica, con un giocatore che conosco bene, perché io per diversi anni sono stato a San Benedetto come dirigente della San Benedettese, quindi parlo di Vittorio Esposito. Poi abbiamo inserito qualche cambio, la squadra comunque ha ripreso fiducia nel secondo tempo e abbiamo fatto una grandissima rimonta, mostrando anche un bel gioco. Ecco, sicuramente è stata una partita difficilissima, vinta con tanta volontà, e che comunque sia è veramente valsa 6 punti e non 3 punti, anche per l'incastro dei risultati che ci sono stati. Certo, la domanda classica che ogni giornalista fa di questi tempi, il mercato cosa porterà all'Aquila? Beh, in mercato ci stiamo muovendo, oggi abbiamo ufficializzato Pedro Costa Ferreira, l'ultimo nuovo acquisto ho preso, e stiamo comunque sia analizzando... Mi scusi? In che ruolo gioca, direttore? Ovviamente mezzala, trequartista, è un centrocampista, voglio dire... Un giocatore di qualità, insomma, ecco. Sì, è un giocatore comunque sia di qualità, e come vi stavo dicendo, e ora stiamo analizzando in queste ultime battute, mancano
quattro giorni alla chiusura del mercato, tra l'altro di mezzo c'è domani il turno di campionato dove andremo a giocare a Notaresco, altro campo incredibilmente difficile, però ecco, noi stiamo facendo ancora delle valutazioni per vedere se riusciamo a migliorare ulteriormente questa rosa che comunque già di per sé ha espresso dei buoni valori. Quindi per la prossima partita contro il Notaresco siete carichi per confermare la posizione in vetta? Ripeto, noi abbiamo deciso di sposare una filosofia, ragioniamo partita per partita. Notaresco è un campo difficilissimo dove solo il campo basso ci ha fatto punti perché la Samba ci ha pareggiato, addirittura sono andati a vincere a Chieti. Sappiamo che è una squadra molto ostica, noi domani ci andiamo a giocare la partita, daremo tutti noi stessi e poi dobbiamo tirare fuori il risultato principale, ma come si dice, di risultati scontati non ce ne sono, quindi vediamo un po' che battaglia andremo ad affrontare e poi domani sera faremo le nostre valutazioni. Un'ultima cosa poi la lasciamo e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Lei conosce molto bene la Serie D, insomma, ecco, qual è la caratteristica principale di questo campionato? La grinta, la determinazione, la qualità, l'approccio alle partite, il crederci sempre fino all'ultimo, fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Ci dica. Allora, questo è un campionato particolarmente difficile, anche perché, come mi insegnate, è un campionato dove c'è una componente di giocatori over e una componente di giocatori under che molte volte ti fanno la differenza. Però il calcio è uguale dappertutto. Chi ha più fame vince, quindi chi ha più fame arriva alla meta. Questa è la verità. Perfetto, grazie. Direi che ho riassunto tutto in questa frase. Esatto. Grazie direttore. Grazie, naturalmente in bocca al lupo all'Aquila. Grazie signore Perotti, DS dell'Aquila. Grazie. E allora continuiamo a parlare di Serie D, questo campionato avvincente, questa volta andiamo a Roma, la capitale. Questa volta andiamo a Roma a parlare con Fabrizio Ferrante, difensore del Roma City. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto. Grazie di essere qua con noi questa sera. Salve, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, sì. Ci dicevi prima fuori onda, sesto in classifica, dunque sei nella parte di qua, nella parte sinistra della classifica. Con quali ambizioni inizia il giro di ritorno, tra poco, insomma, tra una giornata? Ma guarda, le ambizioni sono le stesse, diciamo, con le quali abbiamo iniziato il campionato, il nostro cammino in questo campionato. Comunque la nostra squadra è stata allestita per fare un campionato di vertice. Bene o male, diciamo, le aspettative sono quelle, soltanto che magari abbiamo toppato qualche piccola partita che ci ha costretto un pochino a rincorrere le altre, diciamo, antagoniste per la vittoria del campionato. Però siamo vivi, siamo lì, cerchiamo sempre ogni partita di fare il nostro e portare più punti a casa possibile per stare sempre in scia. Allora Fabrizio, tu vieni dalla scorsa stagione, sei uno dei pochi confermati. L'anno scorso avete perso i play-out e quest'anno, insomma, cercherete di comunque ritornare in vetta alla classifica. E quali sono secondo te le squadre più pericolose, più forti, ecco, di questo girone F della Serie D? Ma io, rispetto all'anno scorso che ho fatto lo stesso girone, quest'anno è molto più competitivo, perché comunque ricordiamo che ci sono tantissime piazze blasonate come San Benedetto, Avezzano, Chieti, Campobasso, L'Aquila, e forse me ne sto dimenticando qualcuna. E comunque tutte le squadre in questo girone sono attrezzate, nessuna partita si può prendere sotto gamba, perché c'è sempre, diciamo, dietro l'angolo la beffa. Senti, voi venite da un pareggio sabato scorso contro la San Benedettese. Questo pareggio quanto vale per voi? Quasi come una vittoria? Perché la San Benedettese pare che sia una di quelle più, come hai detto tu anche poc'anzi, insomma, più forti. Assolutamente, dico, ha dimostrato in questo percorso, inizio di questo percorso di campionato, che diciamo, una squadra che può lottare fino alla fine per vincere il campionato. L'ha dimostrato domenica contro di noi, che comunque siamo un organico di una squadra importante, e noi, diciamo, il pareggio ci sta bene, perché comunque per come è andata la partita, come quando si affrontano due grandi squadre, la può decidere spesso l'episodio, ma in realtà, diciamo, noi l'abbiamo affrontata a viso aperto, perché sappiamo la nostra forza, che potevamo vincerla tranquillamente, però diciamo il verdetto ha detto questo, ha detto pareggio, ce lo teniamo stretto. Bene. Quindi... Senti, voi ambite ad essere la terza squadra di Roma, dopo Roma e Lazio? Ma,
Io non so se siete aggiornati, diciamo, però il progetto, diciamo, Roma City del presidente Donino è un progetto ambiziosissimo. Sì. Si vede, diciamo, abbiamo un centro sportivo che diciamo, molte squadre di Serie A ci invidiano, perché abbiamo 5 campi di allenamento. Comunque il progetto è ambizioso e pian piano, diciamo, sta costruendo qualcosa di importante per cercare di arrivare il prima possibile nel professionismo. Dunque, Allora, il insomma, prossimo, l'obiettivo è sì, quello, no, è un bel insomma, obiettivo. di Sì. avere sempre maggior spazio, Ovviamente, soprattutto. non è facile, ovviamente non è Vabbè. facile farlo di punto in bianco e giustamente ci vuole progettazione, è quello che comunque la Però società sta diciamo che le cercando di basi mettere le in avete già atto. create, no? Le Questo è basi. molto Sì, importante. è questo, sto cercando di mettere in atto questo, diciamo, la progettazione di una squadra, un Giulio. organico forte per poi. Sì. Il prossimo impegno è contro il Vasto Girardi, giusto? Sì, Prossima sì. partita. Quindi siete pronti per chiudere in bellezza questa prima parte del campionato? Ma assolutamente, cercheremo di chiudere in bellezza prima di Natale il campionato e avere più punti possibili per poi il girone di ritorno affrontarlo nel migliore dei modi. Bene, ti ringraziamo Ti facciamo tanti in Fabrizio, bocca al lupo, eh? veramente in bocca al lupo a Roma City. Grazie Li mille, è stato un facciamo a tutti, piacere. Li facciamo perché a tutti, ovviamente noi in perché questo momento siamo noi imparziali. siamo sportivi e Certo. vinca sempre il Però migliore. davvero ci auguriamo, questo sì, che sia un campionato bello e combattuto, sino alla fine. Poi, insomma, il Noi migliore andrà tra i seguiremo. professionisti, però noi lo Esatto. seguiremo fino alla fine con grande passione, perché, insomma, anche questo è il gioco del calcio. Non ci sono Esatto. belle partite soltanto tra i prof, ci sono anche in Serie D e a Esatto. scendere nelle altre categorie inferiori. Ciao! Assolutamente, Grazie Fabrizio, condivido. grazie mille. Allora, esaurita la parte, diciamo, del calcio giocato della Serie D, siamo passati dal quarto posto al quart'ultimo, poi al sesto, poi insomma abbiamo parlato di molte squadre di questa bella serie, e adesso è il momento però del mistero. Eh sì, ora ci addentreremo negli X-Files, i misteri rosso-blu. Vai con la sigla. Mamma mia. Allora adesso. Allora Riccardo, all'inizio puntata abbiamo appunto parlato di questi tre X-File, le domande di oggi, che il nostro pubblico da casa ci ha aiutato con gli SMS e i messaggi a capire. Sono arrivati tantissimi messaggi e adesso andremo a leggere Tu qualcuno. prima ne hai lanciate i tre quesiti, le tre domande, i tre misteri. Adesso voglio sentire Adesso che sentiamo cos'hanno, risposte. perché sono arrivati tantissimi messaggi, naturalmente non li possiamo leggere tutti, perché se no rimaniamo qua fino a Natale. Allora, dalla regia mi allungate il foglio con tutte Voi da gli casa SMS. chiedete e noi vi rispondiamo con le risposte ovviamente Ah, il numero, documentate, eh. esatto, e poi col numero che vedete in sovraimpressione, comunque potete scrivere tutta la settimana riguardo a questi tre quesiti sulla San Ecco che arriva l'uomo Benedetto. dalle Ecco risposte. l'uomo delle Eccolo qua, risposte, l'uomo dalle grazie mille. risposte. Oh, allora, il primo Allora. quesito, il primo X-File era: dove è finito il titolo centenario della San Benedettese Calcio? Come dicevamo, la Io me storia, lo chiedo da mo'. è da mo', ce lo stiamo chiedendo tutti. Sono domande che tutti si chiedono, ma cui nessuno, insomma, dà una Perché risposta. diciamo, l'attuale San Benedettese è un po' come dire un riciclo di quello che era il Porto Sì, d'Ascoli, sintetizzo, esatto. ok. Allora, qua mi scrivono: il titolo è fermo perché la Samp del 1923 è subissata di debiti, ma ancora non è fallita. È lì. Quindi il titolo è lì fermo e non si può Se volete toccare. pagare i debiti e prendervela, diciamo che non è ancora fallito, ok? Siete Esatto. sempre in tempo. Siamo sempre in tempo per riscattare la Samp centenaria. Qui non si sa mai niente, dobbiamo fidarci. Questo è uno che si fida, Sì, uno dei nostri pubblici. attenzione perché. Ah, poi qua è una nota polemica. Un altro mistero è la partenza di Romairone e l'arrivo di Bontà, che non si allena da 3 mesi. Ottimo mercato, Romairone, che abbiamo sentito prima il Che direttore ha di Brì, segnato. esatto, che ha segnato e abbiamo parlato anche di questo argomento durante Mi appunto la. verrebbe da dire bontà loro che hanno Bondalora, fatto questa abbiate scelta, bontà, però abbiate insomma, bontà, attualmente abbiate bontà. diciamo è a favore di chi ha acquistato Romairone Infatti il mercato. l'hanno detto che hanno fatto il regalo di Natale alla Esatto, squadra, no? Al a Grosseto. volte non bisogna essere troppo buoni. Ok. Esatto.
Perché Luigi, il secondo quesito era, perché Luigi Rapullino non presenza più allo stadio e alle cene insieme al signor Massi? Noi sappiamo che Luigi Rapullino era il main sponsor no? della San Benedettese, tutti erano belli contenti perché con Rapullino alle spalle... Diciamo che è uno che ha una solidità economica importante. Esatto, no? E qua ci scrivono, alla cena degli sponsor il signor Massi ha dichiarato chi vuole fare da sé non può stare con noi. Era forse riferito a Rapullino, ci chiedono da casa? E questo è un mistero dentro il mistero. Ma una volta lo si diceva, chi fa da sé fa per tre. E infatti! No, vabbè, go. Niente, però okay. Questo è un altro mistero dentro il mistero. Caro, qua non ce n'è più, andiamo all'infinito con i misteri. Poi, non mi stupirei se avessero deciso di separarsi la società a 180 sponsor. Può darsi che Massi possa fare senza il main sponsor. Beh, forse adesso non so quanto versasse nelle casse della San Benedettese, però insomma, essendo mai sponsor sicuramente è una cifra importante. Di sicuro era uno sponsor importante e che dava grande fiducia e solidità alla società. Poi e non soprattutto lo so, un futuro. Perché poi... se mai questa società, ci auguriamo tutti, andrà un giorno o l'altro in Serie C, lì ci vuole una solidità economica non indifferente, perché la Serie C è la categoria che costa più di tutte. Esatto. Allora, poi al terzo quesito che è importante. Cosa avrà mai detto il team manager rossoblu, di cui noi non facciamo il nome, Giuseppe Marzetti, all'arbitro durante la partita col Chieti per subire un'inibizione a svolgere un'attività per ben 4 mesi fino a febbraio 2024? Allora qua ci rispondono in modo bizzarro un po' i nostri telespettatori. Ha tirato giù Zeus dall'Olimpo. Uno scritto, diciamo, probabile. Sì. A rotazione, così, ecco, a fantasia. A fantasia. Deve averla fatta grossa, quasi indecente, se no non si spiega. Chissà, dovreste contattare l'arbitro che era lì quel giorno. Effettivamente lo contatteremo, magari chissà. Non gli ho mai detto questo, che lo facciamo nome e cognome, non facciamo il nome, ma facciamo nome e cognome, Marzetti, Giuseppe Marzetti. E poi, Marzetti è allontanato per aver rivolto espressioni riguardose all'indirizzo della terna arbitrale. Al termine della gara reiterata la condotta con termini offensivi e intimidatori. Questo diceva l'articolo, scrive un nostro telespettatore. Allora, devo fare le mani a carciofo. Innominabile, ma si fa queste cose qui? Ma come si può? Matti, 4 anni, 4 mesi di squalifica, ma cosa mai detto? E poi adesso... Senz'altro devo... non gli ha fatto i complimenti all'arbitro. Sì, no, sicuramente no. Poi già ci prepariamo per gli X-File della prossima settimana e partiamo perché da... Perché i dubbi, i misteri sono tanti, sono allora. Sono tantissimi i dubbi, i misteri, le cose inspiegabili che accadono... Io pensavo fosse tutto così bello, alla luce del sole, no. Ci sono tanti misteri da andare, tante cose da andare a dipanare. Voglio anticipare appunto un X-File rosso-blu partendo da un comunicato del Roma City in riferimento all'ultima partita giocata in casa, sabato 16-12, quindi sabato scorso. Con la Samb. Esattamente. Si riferisce in questo caso, non fa il nome, ma alla partita con la San Benedettese. Leggo alcuni stralci di questo comunicato. A margine dell'ultima partita del Roma City abbiamo registrato incresciosi episodi di maleducazione e di insopportabile violenza. Questo episodio denota l'ipocrisia e la maleducazione di sedicenti uomini e incoerenti dirigenti sportivi. Una settimana fa si dipingevano il viso di rosso contro i femminicidi. Peccato però che alla prima occasione, dopo una partita di calcio, gli stessi personaggi non abbiano esitato un attimo a insultare con frasi irripetibili e volgari le donne presenti al Riano Athletic Center, soltanto perché erano allo stadio a tifare per i loro fidanzati, per i loro figli e mariti. A chi si riferiva il Roma City, appunto, sicuramente alla San Benedettese, ma nello specifico, chi sono questi sedicenti personaggi e dirigenti sportivi? Noi non faremo cadere questa cosa inosservata, indagheremo tutta la settimana e la prossima puntata vi faremo, perché noi non li facciamo mai, i nomi e i cognomi di chi ha fatto e si è macchiato di questa proprio meschinità, perché non si può fare una cosa del genere, andare allo stadio ed insultare le donne. Tra l'altro lo diciamo nel comunicato, diceva sedicenti e non seducenti o sedicenni. Esatto. Seducenti. Dunque, insomma, che per intendere intenda.
E noi avevamo anche ospite un giocatore del Roma City. Esatto. A cui per rispetto non abbiamo chiesto. Esatto, non abbiamo chiesto nulla, però insomma, questa cosa qua. Cercheremo di documentarci e di portarvi anche nome e cognome di chi sicuramente allora, mancato di buona educazione. Esatto, perché lo sport, questo è un appunto che mi sono scritta che lo voglio dire, lo sport è rispetto dell'avversario sempre, ma soprattutto è inutile parlare a Vander se poi si razzola male. Chi ha sbagliato è giusto che si assuma le sue responsabilità. Noi siamo giornalisti e raccontiamo la verità e non solo quella che fa comodo a tutti. Bene, un plauso perché questo è il nostro lavoro, quello di raccontare i fatti come stanno, poi ovviamente quando vengono raccontati abbiamo anche autorevolezza delle fonti, non è che le raccontiamo giusto, per dire. Giusto per dire. Va bene, voi continuate a inviarci questi dubbi o... Al numero che detto in sovrimpressione continuate a scriverci, a dirci le vostre cose, a darci le vostre risposte, a rispondere ai nostri X-File e noi la settimana prossima porteremo tante risposte. Io sicuramente un dubbio me lo sono tolto in questi mesi. Qui c'è una società che si è impossessata di 100 anni di storia di un'altra società. Esatto. Questo è quello che risulta, perché i 100 anni di storia sono lì parcheggiati. Questa neo società ha preso il nome di quell'altra che è parcheggiata lì in attesa di cose che succedono solo in Italia. Però vabbè, meglio di no, però succedono. Allora, siamo in chiusura, Giulia. Esatto, facciamo i saluti a tutti i nostri telespettatori, grazie di seguirci così numerosi e io ti ringrazio te Riccardo come sempre. Noi ci rivediamo, attenzione, la prossima settimana, anche se sarà subito dopo Natale, ci vedremo il 27 di dicembre, dopo Natale, prima delle feste di fine anno, perché la Serie A non si ferma quest'anno e dunque avremo tante cose da raccontare e poi come sempre con il nostro nuovo capitolo dedicato alla Serie di questo campionato che adesso seguiremo con maggiore attenzione e soprattutto tutto il campionato di Serie D, tutti i gironi del campionato di Serie D e c'è veramente ogni domenica, ogni puntata di Serie dei Vintoni di raccontare tante cose. Sì, allora ciao. A presto. Ciao a tutti e buon Natale. Auguri. Ah sì, buon auguri Natale. Auguri a te Giulia e auguri grazie, a voi. Auguri anche a te. Auguri anche a Umberto Croci in regia e anche a Vincenzo Furano come sempre a coordinamento. Ciao. Sono Nicolò Govoni, CEO di Stilai Rise e nel 2020 sono stato nominato al Premio Nobel per la Pace. Questa è la mia storia. Ero il classico adolescente difficile. Dopo 2 bocciature e innumerevoli problemi relazionali, l'insegnante mi disse che sarei finito a inscatolare merendine in fabbrica. Avevo 16 anni allora e li ho creduto. Tutti mi credevano un fallito. Poi la mia vita è cambiata per sempre. A 20 anni sono partito per l'India e quelli che dovevano essere 2 mesi di volontariato in un piccolo orfanotrofio sono diventati 4 anni vissuti a pieno e una laurea in giornalismo. Quei 20 bambini mi hanno salvato la vita. A 24 anni sono tornato in Europa e ho fondato Still I Rise. L'obiettivo? Cambiare il mondo. Sull'isola di Samos, in Grecia, abbiamo aperto la nostra prima scuola di emergenza per fare fronte alla crisi migratoria più grave della nostra epoca, quella siriana. Qui abbiamo messo a punto un modello educativo rivoluzionario che stravolge i paradigmi scolastici tradizionali. Dove la scuola tradizionale è fabbrica, la nostra è casa. Dove lo studente tradizionale è passivo, il nostro è protagonista.
dove l'insegnante tradizionale è giudice, il nostro è mentore, e dove la creatività è repressa, noi coltiviamo il pensiero globale. Questo è il modello educativo Still I Rise. Negli anni abbiamo aperto scuole tra Grecia, Siria, Kenya, Congo, Yemen e presto anche Colombia. Siamo i primi al mondo a offrire il baccalaureato internazionale ai bambini profughi gratis. Abbiamo servito più di 530.000 pasti, distribuito oltre 210.000 kg di beni essenziali e raggiunto 25.000 persone nel mondo. Facciamo tutto questo rifiutando fondi da governi, organismi sovranazionali e multinazionali poco etiche, devolvendo più del 95% dei fondi raccolti ai programmi e alle attività e meno del 5% a gestione e raccolta fondi. Siamo in pochi a riuscirci. Negli anni ho avuto l'onore di scrivere libri, parlare in Senato, insegnare a Oxford, fare un'intervista insieme al Papa e vedere Still I Rise tutta nominata al Nobel per la pace. Eppure, il successo più grande per me resta quando loro mi chiamano papà. Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma tutto questo è nato da 20 orfani in India e da un fallito che ha deciso di credere in un sogno, crederci fino a realizzarlo. Quindi, qualunque sia la tua missione, ricordati di osare sempre e non avere mai paura.